amici del 70° Festival di Sanremo, allegria! Grande, grande Mike. Grande Mike. Il grande Mike. Grande Mike. Alzatemi un attimo questo microfono, eh. Ecco, non sentivo, vieni Amadeus. Strano, come hanno fatto a darti il festival, eh? L'ha detto anche Fiorello, il mio amico. Incredibile, penso. Devo dire. Incredibile questa cosa qua. Mi piace imitarlo per ricordarlo, eh. Lo sai che mi hanno messo una statua qui, eh? Sì. Molto bassa l'hanno messa. Pensa, davanti a un negozio di intimo. Bellissimo, eh. Yama Mike, amici ascoltatori. Ho detto una marca? Che taglia vuole, la 1, la 2 o la 3? Evviva Mike, buongiorno! Grande Mike, grande Mike. L'amicizia, ragazzi, l'amicizia. Sei elegantissimo. Allora, siamo pronti? Sei elegantissimo. Dobbiamo fare un numero veramente incredibile. Io volevo ringraziare. Questo è un pubblico pazzesco. Pensa che mentre voi siete qui, qualcuno magari in questo momento sta entrando nelle vostre case. È bella sta cosa qua, vero? Ma che c'è? No, perché... Li hai rassicurati. Perché? Perché li inquadrano. Quindi i ladri che dicono, oh, quando stanno lì? Sai quando tornano questi? Alle 2:30. Quindi hanno tutto il tempo che vogliono, capito? Perché li inquadrano e dice, guarda... È bella l'amicizia. Tranquilli. Il festival dell'amicizia ormai è stato denominato così. Vero. Ti posso dire una cosa? Sai che io sono uno acculturato che legge molto. Sì. Ho letto una cosa sull'amicizia e mi ha colpito. Sapete quante persone conosciamo noi nell'arco di una vita? 80.000 persone, ma ci fidiamo solo di 5. È una stronzata, perché io mi fidavo dei Pooh e se sono sciolto. Ti fidi ma di me? Sì, perché tu non ti sciogli. Esatto. Ti fidi sicuramente di me. Qua. Allora, siamo qua, sì. Nonostante l'età, ti posso dire che nessuno ci dà l'età che abbiamo. Che ha, cioè, tu sei più giovane di me. Io sono di poco. Del 62, io ho 57 anni. E fra tre ne avrai 60, lo sai? Sì. Tu ne hai? Io ne ho quasi 60. Ed è un'età bellissima, comunque. È bello, ti posso dire. Io quando ero ragazzo pensavo a uno di 60 anni e dicevo, è già morto. E invece no. Lo pensavo, io sono sincero. Quando io ne avevo 18, 15, vedevo, quanti anni ha quello? Quanti anni ha? Buonasera, quanti anni ha? Chi è mio papà? Quanti anni ha? 60. Io pensavo che vivesse già, capito, con la barra lì vicino, nel salone, nel tinello, 60 anni. Invece no, poi quando ci arrivi ti rendi conto che invece, guarda qua, guarda che roba. Cioè io veramente... L'unica cosa, voglio fare un appello ai medici e poi facciamo la cosa che dobbiamo fare. Questo è gratis. Lo faccio proprio così. Bellissima sta giacca. Questa giacca è del 2011 ed è il più grande spettacolo dopo il weekend. Questa qua. E vuoi sapere una cosa? L'ho stretta di due taglie. Wow! Quindi più in forma rispetto al 2011. Sì, ora non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Ecco un'altra cosa dei 60 anni. No, sì, ad esempio, no, quando i comici fanno i monologhi, se fai 40 anni preparano il monologo dei 40 anni, quando fanno i 50 anni preparano quello dei 50 anni, io ho preparato quello dei 60 ma non me lo ricordo più, per cui perché funziona così. E devo fare un appello ai medici, lo devo fare, i medici, perché quando noi andiamo dai medici, uno va e dice, buona, ciao, come stai? E i problemi che abbiamo di più noi che sono quelli di articolazioni, cose, ti muovi un po', ma anche, capito, anche protesi, ci avviciniamo al robocoppismo. Allora tu vai dal dottore, no? Dottore, come va? Buonasera, come fa? Fiorella, allora che abbiamo? Guardi, io ho questa cosa qui alla spalla, sento un dolore... E la posso alzare massimo fino a qua, perché se vado più in... Vediamo, sentiamo? No. Fiorello, ti posso dire? Per l'età che hai, va bene così. Che vuol dire? Scusi, dottore, ma io ho l'anca che la gamba non la posso stirare. Ti posso dire? Per l'età che hai, va bene così. Quindi per loro uno, come va? Come stai? Tutto bene? Sì, ma che capo? Perché va bene così? Per l'età che ho. E che me frega? Tanto c'ho 60 anni, e perché mi devi curare? Va bene così, si sta bene a stare così. Un applauso. Quindi per l'età che hai sei in splendida forma. Guarda. Sei in splendida forma. Non voglio fare la solita cosa,
Però a me mi sta colpendo questa cosa dell'anzianità, perché io non pensavo mai di arrivarci a essere anziano. Dicevo, sì, capirà, io rimarrò giovane per sempre. E invece no, anche questa cosa della pipì, diciamola, si può dire pipì? Pipì, dai. Certo. Beh, cioè io sembro un golden retriever, cioè ogni... Io sto lì dietro le quinte, ogni 5 minuti faccio, scusa, un bando. Dove? A un certo punto c'era Dua Lipa che è passata, c'è quel cesto, ciao Dua Lipa! Là dietro vedi delle cose incredibili. È incredibile sta cosa qua. E poi non è facile fare, non si capisce perché medici, ci sono dei urologi? Sì, perché una volta tu quando andavi a fare la pipì, è bella sta cosa qua. Cioè bella nel senso, è simpatica, dici. Tu dici che stai dicendo? No, io tanto non so niente di quello che tu fai. Quindi allora mi credi, mi è venuto adesso perché ho notato... Ti scappa adesso? No, perché quando la fai adesso non è come una volta. Cioè tu una volta andavi, ti mettevi lì... C'è chi la fa se no, o con la mano al fianco. Perché bisogna capire, perché ci sono gli stili, no? Ci sono. Ho visto, cioè, perché noi maschi, c'è del maschismo qui adesso, noi... Ci vediamo un po' sempre, autogrill, come va? A spogliatoi e cose va. No, quindi io ho notato questa cosa. C'è chi la fa, c'è quello lì che proprio la fa così. Cioè con la mano al fianco. Ci sono quelli che io non so come cavolo facciano, che non... Cioè, mano a mano... Ma dico io, vuoi prendere la mira? Vuoi... Vuoi dargli una cosa? Ecco, e vi volevo dire questa cosa qua, solo questa, e poi passiamo al pezzo dopo. Questa cosa qui che mi accoglie, tu vai a fare pipì, no? Tu la fai e fai questa, a 60 anni. Sì. Stavo morendo, dovevo andare in bagno, arrivi lì e fa... Poi fa... E poi e poi tu dici oh e vai e vai Non è possibile, ragazzi. Vabbè, ci arriverete tutti, veramente ci arriverete, vedrai. Tu ti succede, la fai liscia? Cioè, tu hai un getto unico? Ragazzi, la vogliamo finire di sfatiamo sti tabù. Stiamo parlando di una cosa che facciamo tutti. Cioè, non è che uno si sia inventato che sto parlando... No! Sto dicendo... E del piscismo. Io voglio bene.